qualità, risparmio, acquisti condivisi. Oggi nello spazio dell'approfondimento di Siamo Noi spesso le useremo queste parole perché saranno il filo conduttore proprio di una riflessione, di una puntata che vuole svelarvi le strade nuove che stanno già percorrendo quei cittadini che non vogliono essere considerati soltanto dei consumatori passivi ma che sono già protagonisti, attori di un nuovo modo di acquistare, di fare la spesa e non a caso qualcuno già parla di consumo. Attori, con il trattino in mezzo. Ma che bel neologismo. Chissà se non finirà sul vocabolario italiano anche questo. L'Accademia della Crusca deve dare l'imprinting. Ecco, però a me pare di ricordare un vecchio adagio, no? Che diceva l'unione fa la forza. Insomma, insieme si può acquistare davvero di tutto. Il cibo e i detersivi, ad esempio. E questo forse già lo sapevamo. Ma anche, pensate un po', le auto, le polizze assicurative e, perché no, l'energia elettrica. Di questo parleremo con le nostre ospiti qui al tavolo di Siamo Noi, a partire da Elena Tioli, giornalista, blogger, che ringrazio naturalmente per aver accettato il nostro invito. Di cosa ti occupi e tu quale ruolo hai in questo nuovo modo di acquistare e quindi di consumare? Beh, io mi occupo di comunicazione e da più di un anno ho deciso di non entrare in un supermercato e di fare acquisti più consapevoli. No, capiamo bene, tu da un anno non sai cosa sia un supermercato? Sì. E poi ce lo spiega. Lo scopriremo dopo. Ma è interessante ricordarlo. Un anno senza supermercato, il che è davvero fantastico. L'altra ospite è Rosaria Monteleone. Lei è responsabile agricoltura sociale della Nuova Arca. Anche tu, insomma, spiegaci brevemente che cosa fai e di che cosa ti occupi. Allora, noi facciamo agricoltura... Già gli oggetti che hai lì danno un'idea di fondo, diciamo. Facciamo agricoltura sociale, inserimento lavorativo e produciamo prodotti bio. E poi... Anche qui interessante, Gabriella, anche qui c'è tanto interesse. E poi, qui adesso, c'è questa signora in verde, Valeria Ponassi, fondatrice del sapone del Bianco Coniglio, nome stupendo. Verde Speranza. Tu che cosa fai nella vita, a parte indossare capi tutti verdi? Verde è il nostro colore, proprio il colore del Bianco Coniglio. Io, insieme alla mia amica Tiziana, io sono laureata in chimica, insieme alla mia amica che Tiziana... Che salutiamo, mica non vogliamo salutarla, no, è certo, lì. Ecco, qui. È lì la nostra Tiziana. E insieme a lei... Perché qua se no si separa l'unione, mica poi possiamo essere noi testimoni di questa separazione. Giusto. Non si separa. E noi abbiamo fondato il sapone del Bianconiglio e produciamo detersivi e saponi ecologici. Abbiamo già uno scoop, il Bianconiglio è verde. È verde, il nostro è verde. Il Bianconiglio è verde? C'è qualcosa che non va. Ce lo spiegherà. Allora... oggi più che mai dobbiamo coinvolgere i nostri telespettatori. E allora, come dire, andiamo da Eugenia, la quale però prima, come dire, ci dà conto del fatto che qui abbiamo presentato una consumatrice e due produttrici. Insomma, al tavolo di Siamo Noi abbiamo rappresentato uno degli elementi principali di questa nuova possibilità di acquisto e di risparmio, ovvero il collegamento diretto e senza intermediari tra consumatori e produttori. Ma una trasmissione che vuole mettere al centro della propria attenzione, quindi dell'attenzione rivolta ai nostri telespettatori, il protagonismo dei consumatori, deve, per forza di cose, partire dal coinvolgimento dei telespettatori che ci stanno guardando da casa. Per questo dicevo che oggi, più che mai, tocca a voi dirci come vi comportate. Eugenia mia. Sì, allora, raccontateci che consumatori siete, se acquistate dei prodotti alimentari biologici a chilometro zero e se lo fate direttamente da un produttore. Vogliamo sapere anche se utilizzate o meno la formula degli acquisti solidali e se avete mai pensato all'acquisto condiviso, per esempio di un'auto, dell'energia elettrica o di prodotti tecnologici. E insomma, fatecelo sapere, telefonateci al nostro numero verde 822 88 96, poi mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it, mandateci un tweet @siamonoitv2000 o venite a trovarci sulla nostra bacheca di Facebook. Grazie Eugenia, allora noi ripartiamo dalle nostre ospiti, abbiamo già detto Elena Tioli che è una collega, una giornalista, una blogger, cura un sito che si chiama vivicomemangi.it e soprattutto è protagonista di questa singolare, radicale scelta di vita che tanto sgomento ha procurato nel nostro Massimiliano. Guarda, adesso mi metto a seguire con attenzione. Un anno tu hai da poco festeggiato, un anno intero senza andare al supermercato. Allora, davvero tu
Per un anno non hai acquistato un solo prodotto, ma neanche uno della grande distribuzione. Dal 2 gennaio dell'anno scorso. E come hai fatto? Niente, mi sono organizzata innanzitutto grazie ai gruppi d'acquisto solidale, ma poi anche riscoprendo metodi alternativi, sia nel quartiere, magari la bottega, il mercato, sia direttamente dal produttore, sia grazie a internet. Ma perché tu hai fatto questa scelta? Qual è stato l'evento scatenante per cui tu da un giorno all'altro hai deciso che non ci avresti messo più piede? Beh, sicuramente per una questione ecologica di impatto ambientale, ma ancor prima per, diciamo, provare a prendermi la responsabilità dei miei acquisti. Nel senso, se vogliamo cambiare le cose, cambiamole nel piccolo e nella nostra quotidianità. Ho detto, cosa posso fare io? Posso evitare magari di comprare dalla grande distribuzione materiali ricchi di imballaggi che inquinano e fare scelte più accurate, più sostenibili. Io però una curiosità ce l'ho, Elena, no? Perché capisco la scelta, capisco che si può stare, cioè capisco fino a un certo punto, che si può stare senza supermercato per un anno. Però, come dire, se c'è un'emergenza, no? Vengono all'improvviso degli ospiti a casa, che fai? Se non hai nulla a portata di mano, che fai? Adesso ho imparato a organizzarmi, quindi cioè, la mia dispensa è sempre pronta, ma anche quando non ero così accorta, comunque le soluzioni le ho trovate. Ad esempio ci sono dei negozi in cui vendono le cose sfuse. Io porto i miei barattoli e li riempiono. Per un'emergenza posso sempre fare una pasta o un riso preso direttamente nel negozio sfuso. E con il condimento, la verdura e la frutta fresca di stagione ce l'ho sempre grazie al gruppo d'acquisto solidale. Stai osservando gli occhi della Facondo che cerca di rapire i segreti, eh? Non so se ce la farà mai. Non so se ce la farei. Non so, non credo proprio. No, la comodità del supermercato sotto casa. Non ce la puoi fare, però, non ce la puoi fare. No, se, non è detto. Elena, ma tu pane ce lo faccio. Vivi da sola? Sì, così dice. Vivi da sola, hai figli? No, siamo in due, ho un compagno, senza figli. Ecco, allora questo è il punto. Una famiglia che ha i figli, secondo te, potrebbe reggere questo ritmo? Ma secondo me sì, perché ad esempio nel gruppo d'acquisto solidale di cui faccio parte ci sono tantissime famiglie con i figli che vedo che gestiscono tranquillamente una spesa sostenibile anche loro senza nessuna difficoltà. Quindi è tutta questione di organizzazione, sì. Ci stai dicendo, possiamo provarci anche è noi guaio. Genitori, è qua dovremmo Gabriella. Essere un po' più organizzati. Però in queste scelte, quando tu hai detto io... non vado nella grande distribuzione perché non voglio gli imballaggi, voglio maggiore sostenibilità, voglio una scelta critica. Immagino che tu abbia pensato anche al valore aggiunto di promuovere i piccoli produttori locali. È importantissimo decidere a dove vanno a finire i miei soldi. Ecco questo, ho preso consapevolezza, io quando apro il portafoglio... Decidere col portafoglio. Sì, decido molto di più così che con qualsiasi manifestazione, direbbe con qualsiasi Becchetti, voto col portafoglio, sì. Se fosse qui. Sì, e io quest'anno l'ho fatto decisamente, ho proprio deciso a chi dare i soldi che mi guadagno. Così avete festeggiato un anno senza supermercato. Ma come l'hanno festeggiato? Hai fatto una torta in casa? Come... Ma in realtà no, è passato anche abbastanza... Hai fatto anche la candelina tu? Come facendo la spesa con i fustoni, scusi. Ho scritto questo post e poi c'è stato tutto questo riscontro, ma io non pensavo di aver fatto una cosa così epocale. E niente torta? No. Niente. Per il secondo anno... Vabbè, quanto sia importante valorizzare il lavoro dei piccoli produttori agricoli locali lo dimostra la vasta diffusione dei progetti per la vendita di verdure e di frutta a chilometro zero che si sono sparsi un po' in tutta Italia. A Rimini noi siamo andati a scovare un gruppo di acquisto che nel tempo insomma è andato evolvendo e si è trasformato in una vera e propria bottega, pensate, di prodotti sostenibili. Vediamo. Abbiamo le uova molto fresche, scadenza il 17 di maggio. Ci troviamo all'interno della bottega Poco di Buono. Questo spazio noi l'abbiamo voluto come bottega al momento, ma crescerà, diventerà anche spazio di produzione e di condivisione di saperi. Criteri ben precisi che riguardano la giustizia sociale, che riguardano gli equi prezzi e che riguardano anche la protezione, la promozione dei piccoli produttori. Conoscere chi ti produce il formaggio che metterai a tavola a cena, devo dire che è una grande soddisfazione. In qualche modo quel produttore si siede a tavola con te e condivide i tuoi valori. Intanto le cose sono buonissime, poi durano tantissimo, poi so la provenienza, quindi questo è importante. Spero che ne guadagni un po' in salute, ecco.
evitare di sprecare e imparare come consumare, proprio non eccedere. Oggi stiamo preparando le cassette per i nostri soci. Soci di cosa? Soci del gruppo di acquisto solidale di Rimini, che è nato circa 10 anni fa dall'esigenza di voler mangiare meglio, di voler mangiare sano e soprattutto di aiutare i produttori a continuare, diciamo, a sopravvivere. Noi ai nostri fornitori assicuriamo un prezzo equo, etico. Questo è un prodotto biologico, quindi sicuramente ha un prezzo superiore del tradizionale, diciamo così, però è alla portata di tutte le famiglie perché non abbiamo costi, in quanto siamo noi volontari che gestiamo con amore e tempo questa distribuzione. Ciao Paolo, cos'è arrivato stamattina? Ah, zucchine. Patate, zucchine, arance, cavolfiore, finocchio e qualche bietola. Questo è il progetto Spreco Zero. Noi riceviamo la frutta e la verdura che è scartata dalla grande distribuzione, operiamo un'ulteriore selezione e la rimettiamo in vendita in cassette miste in cui abbiamo sia la frutta che la verdura ad un prezzo fisso. È soltanto ammaccata e presenta qualche difetto estetico che in realtà non preclude il suo valore. Prezzi equi e giustizia sociale. Partiamo da qui, da questi elementi che sono emersi dal nostro servizio e coinvolgiamo la nostra Rosaria Monteleone, che come vi ricordavo prima è la responsabile del progetto di agricoltura sociale della Nuova Arca. Allora, tra poco parleremo del progetto, però io vorrei chiarire subito questo sui prezzi, perché si dice, beh, la grande distribuzione ha come vantaggio il fatto che comprando in grandi quantità permette di acquistare a costi minori e quindi di vendere a costi minori. Insomma, questo tipo di vendita che abbiamo, di cui abbiamo parlato nel nostro servizio e di cui tra poco parleremo con te, costa un po' di più rispetto alla grande distribuzione o no? Allora, nella realtà nel nostro caso è il contrario, cioè quello che noi riscontriamo è che il prezzo proposto poi da noi il più delle volte è inferiore al prezzo che viene proposto dalla grande distribuzione, oppure nel nostro caso trattandosi di prodotti bio, quindi il prezzo proposto dai negozi, quindi che vendono bio, grandi catene. E questo perché diciamo, noi cerchiamo di applicare prezzo equo e i prezzi sono anche, diciamo, condivisi anche con noi lavoriamo con i gruppi di acquisto, quindi anche con il consumatore, quindi facciamo una politica di prezzi trasparenti e poi chiaramente si abbattono tutti i costi intermedi che ci sono nella catena quindi distributiva. Conviene. Sì. Per il consumatore conviene. Per il consumatore conviene. Insomma, un primo punto lo abbiamo messo ed è importante perché poi, come dire, come giustamente ricordava Elena, bisogna votare con il portafoglio, ma deve essere anche conveniente il voto, certo. No? A disponibilità di tutti. E forse uno degli aspetti per cui il prezzo in qualche modo si può abbassare, diventa conveniente, al di là di quello che ci hai raccontato, è anche il fatto che si rivolgono a voi i gruppi di acquisto solidale. Sì. Innanzitutto spiegaci che cosa sono e anche qui mi sembra che si possa applicare la teoria che l'unione fa la forza, perché anche lì sono in tanti. Sì. E anche lì in qualche modo si può ritoccare il prezzo quando c'è una grande quantità di acquisto o no? Sì, allora i gruppi di acquisto nella realtà sono una realtà molto variegata. Nel senso sono gruppi formati da famiglie, quindi che decidono di acquistare collettivamente da produttori che conoscono personalmente. Nella nostra esperienza sono gruppi diversi, nel senso noi abbiamo gruppi di acquisto tradizionali che rientrano nella rete di economia quindi solidale del Lazio, piuttosto che gruppi formati da famiglie oppure gruppi nati in ufficio o in parrocchia o in altre cooperative, quindi che collaborano con noi. E lì vale quel principio di cui parlavamo prima, insomma, che si riesce a ritoccare qualcosina in termini di costi? Si riesce a ritoccare nel senso che comunque noi distribuiamo generalmente ad un gruppo, diciamo, importante, quindi quando partiamo, insomma, facciamo una distribuzione, quindi non al singolo soggetto, ma quindi a più persone e quindi riusciamo a contenere, diciamo, riusciamo più o meno a contenere i costi. E riescono ci anche proviamo, loro, ci proviamo. Riescono anche loro a pagare di meno. Arriviamo al progetto. Sì. Progetto Nuova Arca, di che si tratta?
Allora, la Nuova Arca è una realtà, diciamo, duplice, nel senso nasciamo come cooperativa sociale e quindi offriamo servizi socio-assistenziali e accogliamo donne sole con bimbi. E poi, essendo nati in un contesto agricolo, quindi da subito praticamente abbiamo iniziato a fare agricoltura, e essendo la nostra missione anche poi legata a quella dell'inclusione lavorativa, quindi l'agricoltura in questo è, diciamo, un contenitore perfetto, nel senso che ti permette quindi di poter includere, appunto, creare percorsi formativi anche per persone. Ecco, questo è l'aspetto bello, no? Perché da un lato c'è appunto la possibilità di offrire e formare al lavoro soggetti in difficoltà, e poi dall'altro c'è la produzione biologica, che è un altro elemento importante. Un'idea me la sono fatta vedendo quei prodotti lì, e poi magari ce li illustri. Che cosa producete? Allora, noi produciamo ortaggi di stagione a pieno campo, quindi produciamo quello che il periodo quindi offre, quindi quello che la natura offre nel periodo. Quindi in questo momento sicuramente non avremo pomodori e non avremo zucchine. Quelli sono i frutti di stagione, i prodotti di stagione. Che prodotti sono? Quindi in questo momento cavoli, endivia, scarola, verza, radicchi, broccoli, questa è la prodotto di biete. Stavo pensando che in questo momento nel mio frigo ci sono i prodotti sbagliati, mi sento molto in colpa. Guarda, su questo non avevo dubbi. Ero certissimo. I pomodori. No, tu parla per te, dobbiamo guardare dentro il tuo frigo. Allora, tra i beneficiari, un giorno arriveremo anche lì, tra i beneficiari, no, dei prodotti agricoli della Nuova Arca, sappiamo che c'è un gruppo di acquisto solidale con cui avete sviluppato negli anni un rapporto speciale. Sì. Ci dice qual è? Allora, noi abbiamo, diciamo, tra i nostri gruppi di acquisto che acquistano con noi anche gruppi nati in cooperative che collaborano con noi e quindi anche cooperative che hanno case famiglia, ad esempio. Quindi anche prima lì, una appunto, ce l'ha menzionata. Anche lì, appunto, diciamo, la scelta del voto con il portafoglio, no? Cioè, noi sappiamo poi anche le difficoltà che ci sono, no? Nel portare avanti progetti come quelli di case famiglia, e quindi decidere di acquistare anche, quindi, da un'altra realtà sociale, di sostenerla, è un messaggio ci molto dica bello. Qual è questa casa che mi sembra accolga minori in difficoltà? Sì. Allora, è della cooperativa SPES contra SPEM, si chiama Casa Blu. Io però torno da Elena, perché anche grazie alle parole di Rosaria abbiamo capito come si acquistano, no, questi prodotti. Abbiamo visto la forza dei gas, abbiamo visto che poi, insomma, anche su questo i portali internet hanno una loro utilità. Io però vorrei capire con il resto della spesa come te la cavi, ad esempio con i prodotti per la casa. Tu ci accennavi ai detersivi, alla spina, diciamo così. Sì. Questo è un elemento importante, no? Sì. Perché evita di sprecare. Assolutamente, io tengo sempre i barattoli vuoti e li vado a riempire, magari nel negozio che vende sfuso, detersivi ecologici, totalmente riciclabili e a basso impatto. Oppure, altra cosa che ho scoperto nel non entrare in un supermercato, è che molti prodotti che noi utilizziamo per l'igiene per la casa, per pulire la dispensa dei detersivi, in realtà per lo più sono inutili, dannosi, nocivi, cioè che proprio fa mancare il respiro a volte. E quindi si fa senza, si fa con i metodi della nonna, con i prodotti che vediamo qua. Essenzialmente io utilizzo 5 cose, non di più. Dice le 5 cose. Perché... acido citrico, aceto. No, ripetiamo bene. Acido citrico. Con l'acido citrico si fa di tutto. Cioè, è proprio dove una scoperta. Che inquietante. Dove si va a comprare affermazione? L'acido citrico? Io lo prendo o online, oppure al negozio in cui vendono sfuso, oppure tramite gas quando facciamo l'ordine delle materie prime. No, però io vorrei capire che si fa con l'acido citrico, perché mi sembra inquietante. Io ti faccio brillantante, ammorbidente, anticalcare. Uso lo spruzzino per pulire le superfici d'acciaio. E quindi, l'acido citrico mi sembra fondamentale. Sì, l'aceto. L'aceto. L'aceto, sì, è buonissimo per pulire. Sono già avanti rispetto a te. I limoni, il percarbonato e... Adesso su questo poi ci faremo spiegare. L'ultima cosa è l'acqua distillata, perché la uso per diluire, appunto, o l'aceto, o l'aceto citrico. Basta. Elena ha chiamato in causa... la vicina, sì. Valeria Conassi, l'abbiamo detto prima, fondatrice con Tiziana Crisci, che è in verde dietro di lei, che salutiamo sempre, perché... che torniamo a salutare, del sapone del Bianco Coniglio, nome bellissimo, Alice nel Paese delle Meraviglie. La vostra è una vera e propria attività lavorativa, commerciale, che nasce però da una passione.
Sì, noi ci siamo trovate, siamo due persone affini, quindi già noi arriviamo dai gruppi d'acquisto, noi acquistavamo già comunque ai mercati a chilometro zero e l'unico nostro cruccio erano i detersivi, per il motivo per il quale noi entravamo nei supermercati. Da lì abbiamo incominciato per noi a farcelo il sapone, a farcelo a casa, per noi all'inizio, poi ci siamo un po' allargate agli amici, parenti, fino a che da questa passione è nata poi una vera e propria attività commerciale. Bianconiglio, che c'entra? Il Bianconiglio, il nome. Bianconiglio perché il Bianconiglio, si sa, vive nel Paese delle Meraviglie e anche noi viviamo in un Paese delle Meraviglie. Il Bianconiglio corre. Noi abbiamo un Paese delle Meraviglie che è la terra che maltrattiamo e noi non vogliamo questa cosa. E a differenza del Bianconiglio noi siamo verdi. Perché noi andiamo con calma, piano. Il Bianconiglio è tranquillo. E con calma, con dei prodotti insomma, sostenibili, si possono fare le pulizie. Qualcuno dice però con questi prodotti o fatti in casa o insomma, biologici, poi le cose non funzionano veramente, si fatica ma non si riesce. Sfatiamo questa cosa così. Assolutamente sì. Tutte, che è una specie di leggenda metropolitana? Assolutamente sì, sfatiamola perché anzi noi otteniamo un pulito ancora migliore e sicuramente più sano. Allora, un esempio a questo punto di come si fabbrica un sapone naturale. Allora, il sapone, per intenderci proprio il pezzo di saponetta, un sapone naturale è intanto un sapone che viene fatto con un grasso vegetale, quindi con l'olio. Noi utilizziamo l'olio... Olio d'oliva. D'oliva. Diciamo che con sapone di Marsiglia si intendono tutti i saponi prodotti con oli vegetali. Noi abbiamo scelto quello d'oliva. E aggiungiamo una piccola quantità di olio d'arachidi, ma solo perché il sapone ottenuto così ha un potere sgrassante maggiore. Ovviamente un sapone si forma con una reazione chimica attraverso un grasso e un alcale. L'alcale in questione è l'idrossido di sodio e il grasso in questione è l'olio di oliva. E così si fabbrica il sapone. E così il sapone è già pronto, poi certo. Ci sono variazioni, si possono dare profumazioni diverse, immagino. Io sono molto curiosa, collego lei a quello che ci diceva Elena. Vorrei che ci desse un consiglio sull'utilizzo di questo singolare materiale, no, non è un materiale, ma insomma di questa sostanza, che si chiama percarbonato di sodio, perché mi sono incuriosita, ho visto che lo metti dappertutto, Massimiliano, e ottieni risultati magnifici. L'hai presa una fissazione. Sì, no, allora, percarbonato di sodio da assuefazione. Ecco, quando uno incomincia a utilizzare. No, da assuefazione. Che cos'è? Che cosa facciamo? Allora, il percarbonato di sodio è questo ed è praticamente il sostituto ecologico della candeggina. Quando hai il percarbonato di sodio non utilizzi più la candeggina. A differenza della candeggina non è assolutamente tossico, non dà bioaccumulazione, può essere utilizzato per i panni, per far tornare bianchi i panni che si sono un pochino ingialliti. Così aiuti tua moglie. Ma si può essere utilizzato sui panni neri o verdi, perché intanto i colori non vengono assolutamente toccati. Lavatrici, poi? Poi può essere utilizzato in lavastoviglie, in associazione, riducendo la dose di detersivo classico che uno utilizza e mettendo un cucchiaino di percarbonato, hai i piatti igienizzati, la lavastoviglie igienizzata. Dove lo compriamo? Da noi. Ottima domanda, guarda, veramente. Ottima risposta. No, la domanda è stata veramente... No, ottima risposta. No, dove lo troviamo? Allora, il percarbonato di sodio incomincia a prendere piede. Noi abbiamo visto... Se io vado nel negozio sfuso, lo trovo? O devo ordinare davvero online? Credo di sì. Si può apriamo un dibattito su questo. Ci stiamo attrezzando, stiamo facendo sì, dei passi. Sono stati fatti dei passi. Delle curiosità le ho. Allora, innanzitutto... Davvero? No, sono cose serie queste. Ma tutta questa roba qui, dove la producete? A casa? Come funziona? Allora, il percarbonato e l'acido citrico ovviamente no, perché... No, ma i saponi, dove li fate? I detersivi, abbiamo un laboratorio, un piccolo laboratorio, un negozio. Pensavo che facevate tutto a casa. All'inizio sì, quando lo facevamo per noi. Per la gioia dei mariti e dei figli. Era distratto. No, sempre per la quando i figli erano a scuola. Sempre quando i figli sono a scuola, quando erano a scuola noi facevamo il sapone. E invece tutti adesso abbiamo flacconi il nostro per negozio. Casa, deve essere stato un momento dopo veniamo, bellissimo. Veniamo no, però i clienti, voglio sapere i clienti, dove
Chi sono i clienti che si rivolgono a voi? I clienti che si rivolgono a noi sono, vabbè, sicuramente quelli che si sono avvicinati all'ecologia e quindi non vogliono inquinare, vogliono una qualità di un prodotto superiore, per insomma, al di là del fatto che pulisca, però che non sporchi. Noi diciamo il pulito senza sporcare l'ambiente. Qui, e quindi, però devo dire che non solo loro, anche persone che dell'ambiente alla fine non sono così accorte, si sono rese conto che effettivamente utilizzando soprattutto acido citrico e percarbonato hanno dei risultati migliori che non con i prodotti commerciali. Lei deve sapere, io sono l'economo di casa Siamo Noi, per cui io vorrei sapere, e rivolgo la stessa domanda che ho fatto a Rosaria, non è una mia fissazione come il percarbonato per la Facondo. Fin qui non si sono fatti risparmi. Io però vorrei sapere, se... Conviene? Allora, ci sono da fare due discorsi. Sicuramente il prodotto ecologico, forse rispetto ai prodotti diciamo più commerciali, è un pochino più alto come prezzo. Però se pensiamo, come ha detto lei, che l'acido citrico, questo è l'equivalente di 6 litri di prodotto finito. È concentratissimo, ci sta dicendo, in sostanza. Quindi alla fine si risparmia. Alla fine sì, perché... Devi guardare il lungo periodo. Economia di scala. Tu sei un bianconiglio. Non è il percarbonato, è economia di scala. Eugenia. Avete parlato di prodotti biologici a chilometri zero e allora vi volevo segnalare un'iniziativa che si svolge in provincia di Benevento, dove a fare le consegne alle famiglie che hanno comprato dai gruppi d'acquisto sono degli ex detenuti che portano la spesa a casa in bicicletta, e così oltre a trovare insomma prodotti biologici non si inquina perché si usa la bicicletta e si dà anche lavoro a chi ha bisogno di una seconda possibilità. E poi avete parlato di supermercati, e allora in Danimarca ha aperto il supermercato che vende prodotti che stanno per scadere, quindi anche i prodotti ammaccati, anche quelli che nella normale distribuzione non possono essere venduti, e invece si trovano in questo supermercato danese, dove ovviamente si risparmia e si consente di non sprecare cibo. Se fosse accaduto in Italia, Elena non sarebbe mai venuta a conoscenza, perché non sarebbe mai entrata in quel supermercato e quindi non l'avrebbe mai potuto sapere. Scherzi a parte, Elena, io voglio sapere da te, in questo anno hai fatto un po' di bilanci economici, hai risparmiato, la tua qualità della vita è migliorata, spiegaci un po'. La mia qualità della vita è molto migliorata, soprattutto per la qualità dei prodotti che ho iniziato a utilizzare, a conoscere, e per le persone con cui sono entrata in contatto, perché non dimentichiamoci che comunque avere a che fare con gruppi d'acquisto, con i produttori, con i mercati è un livello umano secondo me differente che avere a che fare con un supermercato. Sul risparmio, sì, ho risparmiato, magari non sul prodotto in sé, ma sul fatto che ne prendo uno buono invece che 10 dannosi. Hai capito? Quindi... Ma quante cose abbiamo imparato dalle nostre tantissime amiche? Tantissime. Ora tocca mettere in pratica. Le ringraziamo. Grazie a Valeria, grazie a Elena, grazie a Rosaria per quello che ci avete insegnato in questa prima mezz'ora. Ma attenzione, perché le frontiere del risparmio e della spesa condivisa vanno ben oltre questi prodotti. Insomma, dopo la pubblicità scopriremo che è possibile persino acquistare auto, energia elettrica, polizze assicurative. E allora per saperlo dovete restare con noi. A tra poco.